Benvenuti alla prima serata della quarta edizione della rassegna Teatro in Giardino, che ha nel suo centro l'Orchestra Sinfonica di Bordighera. Questo è il 27esimo concerto dell'Orchestra Sinfonica, quindi un'attività fiorente direi nell'arco di 3 anni e mezzo. Questo è un progetto che è stato voluto fortissimamente, se così posso dire, sia dell'amministrazione comunale di Bordighera tutta, rappresentata dal sindaco di Bordighera, l'architetto Giacomo Pallanca, e dal maestro Massimo Dalprà, che è un po' l'anima, diciamo così, di questo progetto. Un progetto che sta andando avanti perché l'orchestra non solo si esibisce qui a Bordighera, ma anche in altri comuni, in altre località. I musicisti che stanno per salire sul palcoscenico non sono dei dilettanti, cioè veramente fanno musica per diletto, ma sono dei professionisti, cioè sono tutti dei professori d'orchestra o comunque studenti del conservatorio. Possiamo dire che alla base di questo progetto c'è la professionalità e la passione, e l'insieme di queste due energie ha dato vita all'Orchestra Sinfonica di Bordighera. Io voglio comunque ricordarvi che tutti gli avvenimenti che sono organizzati dal Comune di Bordighera o patrocinati dal Comune di Bordighera sono contenuti in questo Depian azzurrino, che è in distribuzione nei negozi e all'ufficio turismo. So che in sala c'è qualche signora dell'Università della Terza Età, se può alzare la mano, c'è, eccola. Volevo fare un grazie sia alle signore che sono qui presenti, ai ragazzi dell'Istituto Montale di Bordighera, perché da anni con un'attività, diciamo così, volontaria, meritoria, e tengono aperto questo centro di informazione. Grazie, facciamogli un bel applauso.